Scusi, mi ha ordinato 5 polpette. Io 5 gli ho date. Apri la bocca! T'ho detto, apri la bocca! Apri la bocca! Ah, che schifo, chiudi! C'è il colesterolo! Mi pare di mangiare dentro la corsia di un ospedale. Ci vuoi tornare dentro l'ospedale? Perché se ci vuoi tornare ti mangi la roba mia, ecco qua. Pazienza ci vuoi con te, mamma mia. Ah. Scusate, che ci possiamo mettere qua? Non è tanto per me, è per mia nonna che è anziana, c'ha tutti gli altri urici nei gatti. La vuoi smettere di raccontare tutti i mali mia gente, per piacere? Sì. Oh. Che andate a votare pure voi? Scusate, se mi fai un po' a mi sa che questi sono stranieri. Noi, ruschi. Da ruschi. No, altro che stranieri, stranierissimi. Ma per chi votate? È un paese di quelli comunisti. Io pure voto di comunisti. Ma che poi non è comunista? È un'altra cosa, è tutto un altro discorso. Poi le spiego, un discorso lungo. Lo sapete voi per chi vota? Il voto è segreto. Oh, e poi che ne sai te per chi voto? Lo so io per chi voti te. Ma che sai? Sai? Пожалуйста, стакан пива. No! Она не может пить, она больная. Mi nipote è un gran rompicoglioni, glielo traduca. Voglio proprio vedere come glielo traduce. Voglio proprio vedere come no. Non mi rascali. Mimmo, lo sai a chi assomiglia sto signore? A quel soldato tedesco che nell'aprile del 1945 si presentò a casa perché doveva scappare. E allora se spogliò da divisa e tu gli hai dato il vestito del nonno e buonanotte al secco. Ma mai è possibile che, mo che tutti gli stranieri che vedi non per forza assomigliare a quel soldato tedesco? Basta con questo soldato tedesco! Noi partiamo. La Svidania. Un momento, signori. Se voi venite a Roma, perché non ci venite a trovare? Mimmo, dai l'indirizzo col numero del telefono, così magari la signorina la porta a vedere un po' Roma. Sì, mo questa mi telefona, esce con me, ma sta scherzando. E perché lo vedi la signorina che sorride? Eh? Signorina, è vero che gli telefona? Eh? Guarda che bel viso che c'ha, Mimmo, guarda. Eh? Ma ti piace? Guardala. E la sto a guardare! Ma ti piace? Mi piace! Dai, perché gli dai il numero del telefono? E dammo io il numero del telefono! Ciao! Grazie! Ciao! Ciao! Ciao!